Siamo pronti per dare il via ad una nuova puntata insieme con Spunti e Spuntini, come sempre all'interno della nostra ora le storie, le interviste, gli approfondimenti di attualità, e proprio dall'attualità cominciamo perché proprio ieri si è svolto un importante incontro promosso dalla Confcommercio Aretina. Il tema era quello appunto del suolo pubblico. Abbiamo parlato proprio la scorsa settimana, anzi 2 settimane fa, della notizia del ritorno della pedonalizzazione di alcune aree del centro storico di Arezzo, una notizia accolta positivamente da tutti coloro che in queste aree lavorano quotidianamente. Ecco, però vado a salutare subito Gianluca Rosai della ASCOM di Arezzo e Federico Vestri, rappresentante dei ristoratori, presidente dei ristoratori di Confcommercio Arezzo. Grazie per essere qui con noi. Buonasera. Grazie, buonasera. Allora, noi cerchiamo di capire insieme cosa è emerso da questo incontro. Rosai, quali sono le ulteriori proposte che avete avanzato all'amministrazione comunale, perché sappiamo che alcune aree rimarranno fuori da questa pedonalizzazione al via dal 15 aprile. Sì, beh, intanto diciamo che c'è stata una grandissima partecipazione e di questo ringrazio tutti gli operatori che hanno partecipato. Alcuni risultati concreti immediatamente, quello sicuramente della riduzione della COSAP per gli spazi aggiuntivi, una riduzione del 20%, una riduzione significativa, importante, e anche la possibilità per chi ne aveva fatto richiesta negli anni scorsi di poter riottenere spazi aggiuntivi Covid anche nei pressi delle proprie attività. Questo è un risultato molto importante e concreto di cui ringraziamo l'amministrazione comunale e l'assessore Chierici in particolare. Che tra l'altro ecco, era presente all'incontro, vero Rosai? Che era presente all'incontro insieme all'ingegnere Roberto Bernardini, il direttore dell'ufficio Traffico e Mobilità, che ringrazio perché in questi mesi si sono spesi appunto per cercare di far riottenere appunto il suolo pubblico e tutti gli spazi aggiuntivi a tutti gli operatori che ne hanno fatto richiesta. Un secondo punto importante è sicuramente quello del centro pedonale, di cui abbiamo già parlato. Dal 15 aprile molte strade del centro storico saranno appunto chiuse al traffico e i pubblici esercizi potranno chiaramente allargare il proprio spazio in tutta sicurezza, garantendo anche ai clienti e garantendo anche ai turisti di vedere Arezzo nella sua più importante e più magnifica cartolina e biglietto da visita. Su alcune invece strade stiamo lavorando insieme agli operatori, insieme all'amministrazione, per cercare una soluzione per garantire anche a loro di poter vivere questo centro pedonale in tutta sicurezza e per poter appunto allargare il proprio spazio. Ecco Rosai, una delle zone che rimarrebbero fuori dalla pedonalizzazione sono quelle di Piazza della Badia e via Cavour. Ci sono state anche negli scorsi giorni alcune prese di posizione dei ristoratori che si muovono e hanno la loro attività proprio in questa zona. Ecco, qual è stata la vostra proposta? Siamo convinti che riusciremo a trovare delle soluzioni che accontentino appunto gli operatori. Stiamo appunto insieme all'amministrazione cercando proposte che coniughino in qualche modo il rispetto della sicurezza, della quiete pubblica con il diritto al lavoro e il diritto all'impresa appunto dei nostri operatori. Quindi nei prossimi giorni ci sarà una riunione proprio con gli operatori per presentare un pacchetto di proposte all'amministrazione. E siamo sicuri che se non sarà appunto il 15 aprile, sarà prossimamente, cercheremo sicuramente di trovare una soluzione per loro. E quindi sarà una soluzione intermedia rispetto alla pedonalizzazione totale oppure no? Noi speriamo sicuramente che ci sia spazio per una soluzione appunto completa, però ecco, stiamo pensando a delle soluzioni anche intermedie che possano garantire comunque agli operatori di lavorare bene e nel rispetto appunto della sicurezza e di tutti i dispositivi Covid. Bene, allora andiamo quindi dal rappresentante di categoria che è qui con noi, Federico Vestri. Sicuramente ecco, si passa dalla fine di un'emergenza, quella pandemica, ad un'altra, giustamente come ricordava Vestri anche prima di entrare in puntata quando abbiamo cominciato a collegarci. Ecco, qual è il sentimento dei ristoratori che adesso comunque possono contare su questo ulteriore
migliore strumento, che è quindi l'utilizzo del suolo pubblico, ecco, come vi organizzerete? Allora, premetto che siamo veramente soddisfatti di questa concessione, questa iniziativa che è stata praticamente riconfermata dall'amministrazione. Questa dimostrazione che il dialogo c'è è molto importante e questo ci dà veramente una gioia infinita. Praticamente, come dicevi, l'emergenza, siamo sempre in emergenza, perché dopo la pandemia ora c'è questo incremento che per noi dei costi, che per noi è abbastanza, incide molto soprattutto sulle materie prime, sul costo dell'energia, e per noi è molto impattante. Ora il fatto che ci viene data l'opportunità di occupare le aree pedonali, ecco, questa è un'altra boccata di ossigeno, è una boccata di ossigeno che ci fa ben sperare. Ecco perché abbiamo accolto con molto entusiasmo, ma questo soprattutto perché riconferma il trend degli anni passati. Diciamo che il Covid, prendiamo gli aspetti positivi di tutta questa storia, il Covid ci ha insegnato, ci ha dato praticamente l'opportunità di occupare questi spazi esterni che permettono di ampliare non solo all'interno ma anche all'esterno. Tutto questo è apprezzato molto dai turisti, perché Arezzo sta diventando una meta sempre più ambita per il turismo, e questo l'esperienza degli anni passati ci ha fatto capire, ci ha fatto vedere insomma come viene apprezzata proprio questa possibilità di occupare le strade, di occupare tutti gli spazi possibili fuori dalle nostre attività. Perciò, oltre che dare un vantaggio, cioè dare un po' di ossigeno a noi, però ci serve anche sul fatto che riprendere praticamente le nostre attività al 100%, e questo siamo veramente contenti. Ecco, Federico, parlando delle difficoltà, avete notato comunque anche la scorsa estate con questo strumento, insomma, della pedonalizzazione, una differenza anche per voi? Ecco, ci sono dei dati, dei numeri che ci puoi fornire, ecco, rispetto magari a quando non era possibile utilizzare quegli spazi? Sì, guarda, allora, calcoliamo che praticamente c'è tanta voglia e tanta volontà da parte dei nostri clienti di stare all'aperto, cioè stare all'aperto è una soddisfazione immensa, quindi anche chi non aveva spazio all'interno riesce ad ampliarlo da un 30, 40, anche 50% rispetto allo spazio che aveva in precedenza, quindi e riesce a fare dei grandi numeri, cioè soprattutto perché dobbiamo recuperare appunto quegli anni, quei mesi che hanno portato praticamente gli incassi a zero, e questo appunto ci fa ben sperare, perché è un'iniziativa che proprio è trasversale, cioè non viene presa con molta soddisfazione da tutti, sia dagli abitanti sia dai turisti. Chiaramente, come ha detto prima Gianluca Rosai, bisogna anche cercare di andare incontro ai piccoli problemi che si possono creare. Infatti il dialogo con l'amministrazione è proprio in funzione quello di risolvere le problematiche che potrebbero insorgere con i residenti. Però è un'iniziativa che abbiamo chiesto a gran voce, e pensiamo che il futuro sarà nel pedonalizzare il più possibile, chiaramente venendo sempre incontro a tutti, però la soddisfazione che riceviamo entrambi, sia noi che clienti che turisti, è veramente a grandi livelli. Quindi è un dato, diciamo così, al di là dei numeri, è un dato emozionale, se ho ben capito da quello che ci dice Federico Vestri. Torno da Gianluca Rosai in chiusura. Ecco, abbiamo parlato di questa misura importantissima, quindi per l'estate, una riduzione del 20% del pagamento del suolo pubblico per appunto chi chiede spazi pubblici aggiuntivi. Rosai, cosa possiamo aspettarci ancora da quest'estate? A cosa sta lavorando Ascom e Confcommercio?
Siamo molto fiduciosi, stiamo preparando delle iniziative sicuramente importanti per la città, non solo per il centro storico. Ricordo che l'11 giugno ci sarà l'escaiola da vivere che ritorna dopo 2 anni di stop, quindi attenzione particolare anche alle periferie, anche alle zone che non sono il centro storico. Per noi le imprese in questo momento hanno bisogno di riaccendere un po' i motori, di avere un po' di ossigeno anche da parte dei comuni, e quindi quello che stiamo facendo poi in tutta la provincia è quello di cercare di stimolare i comuni a venire incontro alle imprese. Ricordando che poi è finita l'emergenza, sì, ma non sono finite le regole da seguire per le imprese. Penso ai distanziamenti interni, penso alle capienze massime. Quindi in realtà la fine dell'emergenza è una fine un po' parziale dell'emergenza. Ecco, questo va sottolineato perché è importante. Questa estate sarà un'estate di ripartenza, di ripresa per tante imprese, e dobbiamo accendere i motori di questa ripresa. Quindi dobbiamo lavorare tutti insieme perché le imprese possano veramente tornare a lavorare e a garantire appunto la funzione sociale che svolgono poi in tutti i centri storici. Bene, allora io ringrazio per essere stati con noi Gianluca Rosai e Federico Vestri. Sicuramente torneremo a parlare, ecco, di questa iniziativa quando poi sarà completamente avviata. Vedremo quali saranno i primi bilanci. Grazie per essere stati con noi. Noi adesso diamo la linea alla regia per qualche minuto di pausa. Ci ritroviamo tra poco qui con Spunti e Spuntini.